Fare, questo è il verbo pronunciato dall'ex sindaco Mario Occhiuto all'apertura della sua seconda campagna elettorale verso la riconquista della poltrona a Palazzo dei Bruzzi. Dopo la brusca interruzione delle Idi di febbraio, grande il calore da parte della gente comune al cinema Citrigno di Cosenza, che ha accolto il suo arrivo con applausi e sventolando bandiere. In una sala gremita di gente, in prima fila, c'erano le forze politiche che da sempre lo hanno sostenuto, ma anche i candidati al Consiglio Comunale delle 15 liste civiche a supporto dell'architetto. Quasi 5 gli anni di amministrazione raccontati in un video, con tante iniziative realizzate, dal MAB alle piste ciclabili, dal potenziamento del trasporto pubblico ad una città più accessibile ai non vedenti. In previsione del futuro, il programma lanciato è ambizioso e strategico. Cosenza dovrà essere un'altra materia. Cosenza è già diventata una città molto viva, una città attiva che già si apre a scenari di tipo nazionale e internazionale dal punto di vista proprio anche della produzione culturale, dei tanti visitatori e turisti che arrivano qui già e che apprezzano. Nelle 2 ore di dibattito si è parlato anche delle strade, del nuovo progetto del polo ospedaliero, di welfare, ma anche di periferie. Nelle periferie noi abbiamo già portato tutti i servizi così come lo è stato nel centro città, la cura del verde, la raccolta differenziata dei rifiuti, i pullman, la circolare veloce del trasporto pubblico urbano, la rete idrica è partita proprio dalle periferie. Abbiamo un programma più ambizioso che riguarda la riabilitazione urbana. Rossana Muraca per la CNews 24.